Cari amici e cari amiche, benvenuti in questo nuovo video di Exolux. Questo è un video dedicato a chi si approccia verso l'utilizzo del pendolino. Il pendolino può essere utilizzato in vari modi. Già in passato ho fatto un video di questo genere, ma volevo approfondire come si utilizza il pendolo, perché ho notato in giro che c'è un po' di confusione. Diciamo che il pendolino appunto può avere vari utilizzi. Io ovviamente vi parlerò dell'utilizzo che ne faccio spesso io. Io abbino il pendolo alla lettura dei tarocchi. Dato che il pendolo sfrutta proprio il discorso del sì o del no, del positivo o del negativo, diciamo è il mezzo più adatto per togliere ogni dubbio durante una stessa. Di pendoli ce ne sono vari, abbiamo vari pendoli. Io vi faccio vedere quelli che io ho, alcuni li ho fatti anche da solo, altri li ho acquistati. Ci sono dei vari materiali. Prima di tutto, appena acquistato un pendolo va purificato. La purificazione non è la stessa cosa di attivazione. L'attivazione è tutta un'altra cosa, perché ho visto su YouTube spesso viene fatto confusione fra attivazione e purificazione. La purificazione si fa innanzitutto con degli incensi purificatori e non con degli incensi, scusatemi il termine, da 4 soldi acquistati ai mercatini, così tanto per. Ci sono degli incensi appositi per la purificazione. Io di solito utilizzo il Palo Santo. Palo Santo, questo è Palo Santo. Palo Santo si accende. Diciamo è anche quello che è più facile da utilizzare, perché non ha bisogno di carboncini o quant'altro. Ecco qua che è acceso a fumigare l'ambiente e poi si fa la fumigazione sul pendolo. Non tutti i pendoli sono adatti alla purificazione con l'acqua. Perché? Perché questo ad esempio è un pendolo di legno. Ho letto anche acqua salata. Va da sé che il cristallo di rocca, ad esempio quello qua, non può essere buttato in acqua salata. Il cristallo di rocca, al limite l'ottone. Questo è il mio pendolo in ottone, spero che riusciate a vederlo. Tornando al nostro pendolo, il pendolo appunto può essere autofabbricato. Io ad esempio ho preso una ghianda. Questa è una semplice ghianda a cui ho attaccato un filo e ho fatto un pendolo. Come ci si dispone per l'utilizzo di un pendolo? Una volta che lo abbiamo purificato, lo dobbiamo mettere a contatto con noi stessi, dobbiamo spesso tenerlo a contatto con noi. Fatto questo, chiediamo al pendolino qual è il suo sì e qual è il suo no. Per fare questo prenderò un pendolo che io utilizzo spesso, che è il legno d'olivo, che tra l'altro è stato fatto da un mio carissimo amico. Poi magari per chi vuole acquistare questi pendoli me lo può fare, se li posso fare anche personalizzati il legno. Io vado a chiedere al pendolo, prima di fare delle domande stupide, delle domande che ovviamente hanno una risposta logica. Per dire, una domanda potrebbe essere: io ho i capelli in testa? Ovviamente la risposta è no. Però prima di fare questa domanda ovvia che vi verrà fatta anche sorridere, e mi fa anche piacere se vi ho fatto sorridere, noi dobbiamo ora sto facendo proprio un video tutorial per farvi capire bene l'utilizzo di questo strumento. Allora, io ora ho appoggiato
il gomito sul tavolo per avere il massimo della fermezza. Io gli chiedo al pendolo: qual è il tuo sì? Vedete? Questo è il suo sì. Fermo pendolo. Ovviamente potete, per interagire meglio, potete parlare con il vostro pendolo, no? Si creerà una interazione. Io vado a chiedere: qual è il tuo no, pendolo? Ed è questo. Poi vado a chiedere: qual è il tuo no sul forse? Questo è il suo forse sul negativo. Fermati, pendolo. Poi andiamo a chiedere: qual è il tuo forse sul positivo? Forse sì. Questo è il suo forse sì. Va bene? Fermati, pendolo. Dovete fare molti esercizi, dovete entrare in contatto con il vostro strumento di divinazione. Vuol dire fare delle domande per avere delle risposte. Non vi dovete impuntare se non esce come voi volete, perché dopo lo andate a influenzare con la mente ed è peggio. Se non è aggiornata, non utilizzate il pendolo. Questo è l'importante. Dovete essere concentrati, meglio magari se quando fate il pendolo vi accompagnate con una musica di sottofondo, una musica rilassante che vi metta in contatto con lo strumento. Meglio se fate della meditazione, riuscite meglio ad entrare con questo strumento. Ho visto sempre in giro in rete dire che mi sono messo a ridere è poco. Ci sono questi pendoli in giro che ogni tanto si intrecciano pure, che sono fatti in metallo. Questo per dire è, spero si riesca a vedere, è in stile egizio. Si svitano e si aprono. Ora dentro c'è una fessura. Ecco perché c'è questa fessura. Perché all'interno di esso posso mettere un testimone. Un testimone a che cosa mi serve? Mi serve per dire: viene utilizzato il pendolo anche in ambito di ricerca, per dire: devo trovare una persona che è stata. Si è persa, non viene ritrovata. Allora, posso, se ho un capello, ad esempio, di questa persona, lo posso inserire lì dentro e cercare di trovare questa persona. Insomma, questo non è che serve per metterci dentro l'incenso, perché ho sentito dire in giro, ora mi ha fatto sorridere quando l'ho visto questo video. Che dentro ci si mette l'incenso e poi si gira per fare le. No, anche perché l'incenso all'interno di questi pendoli si spengerebbe. Si aprono per inserire al loro interno anche dei messaggi. Semplicemente anche dei messaggi, e questi vengono chiamati appunto testimoni, dei testimoni. Poi abbiamo altri tipi di pendolo che hanno,
che hanno con sé delle facoltà che riguardano i minerali. Ad esempio, qui abbiamo un cristallo di rocca. Cristallo di rocca che proprietà ha? Ha le proprietà di riequilibrare i chakra, quindi lo possiamo utilizzare anche per riequilibrare, diciamo, la nostra centratura. E come si fa? Per noi stessi si può stendere una mano così e iniziare a vedere, magari qui abbiamo, ci sono i chakra anche sulle mani. La sinistra ovviamente la mano ricettiva. E chiaramente capta il tipo di energia che vado a sfruttare con la mano. Vedete, non è sempre lineare. Quando è centrata è così, vedete? Ovviamente lo potrei fare su un'altra persona, potrei andare a scandagliare tutti i chakra di questa persona. Quello di legno si utilizza principalmente come si può utilizzare anche un bastoncino da rabdomante. Quello di legno è molto sensibile al tellurico, quindi alla terra, all'acqua, agli elementi. Quindi è ottimo anche per trovare anche cose che avete perso, più che per la divinazione, anche se io lo utilizzo anche per la divinazione. Questo già l'avete visto, è sempre il legno, però d'olivo. Qua abbiamo questo qua che è fatto di seme di rudra. Già ve l'ho fatto vedere nei miei video precedenti, che comunque li metterò qui a disposizione vostra in basso, e torno a ripetere, l'utilizzo dei penduli dipende più che altro da voi stessi. È comunque uno strumento e deve essere lo specchio di voi stessi. Poi ognuno ci può vedere lo spiritello, mettersi in contatto con lo spirito del pendolo. Questi sono, diciamo, approcci personali che io non ho niente da obiettare, ognuno ha il proprio sistema, però vanno saputi conoscere questi strumenti. Non possiamo dire delle inesattezze e soprattutto su questo pendolo qua, che dire che qui ci va dentro l'incenso è un errore, non serve per metterci dentro l'incenso. Bene, con questo è tutto. Se volete, io continuerò a fare dei video sui pendoli. Vi posso mettere anche degli esercizi da fare per affinare la tecnica e anche come si utilizza il pendolo durante una stesa di carte. Bene, con questo è tutto. Ovviamente trovate in basso tutti i miei contatti social, ai vari gruppi Facebook, alle varie pagine. Più appunto inserirò i video vecchi riguardanti il pendolo, il pendolino. Bene, con questo è tutto. Questo video per la parte tutorial è finito. Un caro rosso abbraccio di luce dal vostro amico Giacomo. Namaskar e a presto. Grazie.